Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Dopo la pausa estiva torniamo con un video in cui vi mostriamo o vi parliamo di tutte le cose che abbiamo preferito per l'estate 2019, quindi prodotti top, ma anche quello che è stato per noi una rivelazione. Quindi, oltre ai prodotti che abbiamo amato e preferito, vi parleremo di qualcosa che è stata proprio una rivelazione, qualcosa che magari abbiamo scoperto e che non ci aspettavamo e ci sarebbe piaciuto così tanto. Ovviamente ognuno avrà qualcosa di diverso di cui parlare, non parliamo tutti delle stesse cose, però possiamo veramente parlare di qualsiasi categoria, quindi dal cibo ai prodotti make-up, ai prodotti beauty, qualsiasi cosa, libri, veramente qualsiasi cosa. Io come al solito vi lascio giù in info box i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione e il link del gruppo Facebook, così potete andare a dare un'occhiata. Io partirei subito con i miei top dell'estate 2019 e poi alla fine del video vi parlerò di quello che per me è stato un oggetto, perché nel mio caso è un oggetto che io ho considerato una vera e propria rivelazione perché non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto così tanto, che mi sarei trovata così bene, ma basta con le anticipazioni perché se volete sapere di cosa parlo dovete aspettare fino alla fine del video. Sì, oggi sono un po' cattiva e vi faccio aspettare fino alla fine per scoprire la mia rivelazione dell'estate 2019. Partirei subito con quello che è stato il mio top, il mio preferito di quest'estate 2019, che è stato il mio viaggio in Portogallo. Devo dire che il viaggio in Portogallo mi è piaciuto tantissimo, sono stata benissimo, è stata una bellissima vacanza, ma soprattutto mi è piaciuto proprio l'ambiente, mi sono piaciuti i paesaggi, mi è piaciuta la zona, mi è piaciuto veramente tutto quello che ho visto. Se volete sapere qualcosa di più, potete andare a vedere i miei vlog e il mio racconto, diciamo il video in cui vi raccontavo come è andato questo viaggio, così potete vedere un po' di fotografie, potete rendervi conto della zona che è. Io ho visto l'Algarve in particolare e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. E restando in tema di viaggi, mi è piaciuto anche molto un weekend che io ho fatto grazie ad un regalo di mia cognata, che è il cofanetto Regal Box, Soggiorni di Charme. Grazie al suo regalo io ho potuto fare con il mio compagno un weekend nella zona dell'Alto Monferrato, quindi nella zona di Asti in Piemonte. Devo dire che sono stati 2 giorni molto intensi in cui abbiamo visto dei paesaggi veramente meravigliosi. Abbiamo fatto il giro nella Terra dei Santi, quindi abbiamo visto tutte le abbazie antiche, le abbazie romaniche, abbiamo visto dei paesini molto caratteristici immersi in questo paesaggio del Monferrato tra vigneti e colline, quindi è stato veramente un bellissimo viaggio, breve ma intenso e bellissimo. Poi farò un video a parte ovviamente per parlarvi di questo cofanetto e anche dell'altro cofanetto simile che mi aveva regalato mia cugina sempre per il mio compleanno. Farò un video a parte perché vi volevo spiegare un po' come funziona, quindi è un discorso lungo e non mi ci soffermo adesso. Un'altra cosa che ho veramente amato quest'estate è un teleromanzo che ho rivisto perché l'avevo visto per la prima volta nel 1995, era stato trasmesso su Rete 4 e l'ho ritrovato quasi per caso su YouTube in distribuzione gratuita, quindi ho deciso di riguardarlo. Ho visto tutte le puntate dalla prima all'ultima e devo dire che mi è veramente piaciuto di nuovo tantissimo. Si tratta di un teleromanzo in costume ambientato alla fine dell'Ottocento in Messico. È la storia di 2 fratelli, uno nasce praticamente in una casa ricca, agiata, pieno di comodità, con un nome assolutamente rispettabile, e l'altro invece è un figlio illegittimo che non è mai stato riconosciuto, al quale non è nemmeno stato dato un cognome, che deve crescere per strada e quindi praticamente adattarsi ad ogni situazione e imparare a difendersi. Poi, per una serie di vicende che non vi svelo, perché se ve le svelassi adesso vi farei perdere il gusto poi di andare a vederle eventualmente, per una serie di ragioni si rincontrano, quindi le vite di questi 2 fratelli si intrecciano e devo dire che si fanno un po' la guerra perché un evento scatenante li porterà
ad essere molto in contrasto e insomma succederanno una serie di vicende. Adesso io non ve lo spiego bene nei dettagli perché davvero vi farei un sacco di spoiler uno dietro l'altro. Quindi io vi invito ad andare a vedere giù in info box perché vi ho lasciato il link in cui potete trovare tutte le puntate. Durano 20 minuti l'una, quindi è una cosa anche abbastanza breve. Io ne guardavo tre o quattro insieme perché sono molto corte, però insomma potete anche vederne una alla volta e vi porterà via solo 20 minuti e io vi consiglio di provare a vederlo. Provate a vedere una puntata, due puntate, tre puntate, dategli una possibilità perché la storia è veramente bella, è molto avvincente, molto intricata, molto particolare, una trama abbastanza complessa. E devo dire che non è la classica telenovela sudamericana, è un teleromanzo, che però è fatto secondo me molto molto bene. È una bella storia ed è anche fatto bene il teleromanzo, quindi io vi consiglio di dargli una possibilità. Tenete presente che è stato fatto nel 95, quindi non è una cosa fatta oggi, quindi magari vi potrebbe sembrare un po' meno moderna rispetto alle serie TV che fanno adesso. Però è un bel romanzo, una bella storia, quindi io ve lo consiglio. Adesso direi però di cambiare genere e passiamo ad una cosa che io amo tantissimo durante tutto l'anno, però ve la faccio vedere adesso perché quest'estate mi ci sono dedicata un pochino di più e sto parlando dei libri da colorare per adulti, ovviamente con le mie matite colorate. Queste sono semplici matite colorate Giotto nella scatola di latta, quindi anche confezionate bene. Vi faccio vedere una rivista da colorare per adulti, ma io ho anche dei libri, ho tantissimo materiale, adesso questa ve la faccio vedere solo come esempio e sono libri proprio da colorare per adulti, quindi con delle figure tipo questa, delle figure che sono un pochino più complicate perché andate proprio nel piccolo, magari mi avvicino così riuscite a vedere un po' meglio. È una cosa veramente rilassante, a me piace tantissimo. Se vi interessa, poi magari faccio un video a parte in cui mostrarvi tutti i miei libri da colorare per adulti, magari le matite che uso, quindi facciamo un video un po' più creativo per le persone un po' più creative. Magari durante l'autunno vedrò di riuscire a girarlo, così vi mostro un po' questo materiale. Adesso vi parlo di un prodotto invece che è stato indispensabile, ossia le salviette anti-zanzara. Queste sono alla citronella, sono state indispensabili. Io farei anche a meno di utilizzarle, ma non posso perché le zanzare mi pungono. A me danno fastidio, non le sopporto, vorrei che le estinguessero. Mi dispiace per gli animalisti, però ragazzi, io le zanzare proprio non le sopporto. Quindi se si estinguessero domani, io sicuramente me ne farei una ragione. Ho dovuto utilizzare queste che devo dire sono state utilissime, quindi hanno proprio funzionato e non posso non metterle nei miei prodotti top di quest'estate 2019. Poi un'altra cosa che mi è servita tantissimo ed è altrettanto indispensabile è la crema solare con il gel dopo sole. Questi sono tutte e due Hawaiian Tropic, con questa mi trovo benissimo, è la crema protettiva 50+, che contiene all'interno dei nastri di seta idratanti. Questo significa che la vostra pelle rimane morbida, vellutata e non unta e appiccicosa, perché chi usa la protezione elevata sa che le creme sono più dense quando la protezione è alta e quindi poi lasciano sulla pelle quello strato che vi va ad impiastricciare completamente. Invece questa no, questa è anche un po' idratante, quindi è un'ottima crema che lascia la pelle abbastanza morbida e vellutata. Poi il gel dopo sole con aloe vera, inutile dirlo, ha un effetto rinfrescante veramente top. Altro prodotto che ho amato in quest'estate 2019 è questo mix di frutta disidratata e di frutta secca. Questo è della marca Caputo, scusatemi, è aperto, ma perché io lo mangio spesso, ve lo faccio vedere anche all'interno sperando che vediate qualcosa. Vedete, all'interno ci sono mandorle, lamponi, mirtilli, papaya, banana, quindi sono frutti disidratati e frutta secca che danno un po' di energia. Questo è il mix fonte di vitalità e devo dire che sono stati veramente buonissimi. Io non li conoscevo, non avevo mai mangiato queste cose così. La frutta disidratata sì, però di solito singola. Invece così, un po' mista.
Devo dire che mi è piaciuta tantissimo, l'ho messa anche sopra il gelato, quindi mi è proprio piaciuta molto ed è sicuramente un prodotto top di quest'estate. Poi cambiamo genere, voglio farvi vedere un prodotto che avete già visto nel mio video Cocco Love, però ve lo faccio vedere di nuovo perché è il mio preferito. È questo Cocco Bio Deodorante Spray. Questo mi piace tantissimo, io lo utilizzo come profumo, non come deodorante, perché mi piace proprio sentire sulla pelle la profumazione del cocco. Inoltre è molto rinfrescante, quindi quando fa tanto caldo, io quest'estate ho veramente patito come non mai il caldo, sono stata proprio male fisicamente per il caldo, devo dire che questo ogni tanto me lo spruzzavo un pochino e mi dava questo effetto rinfrescante, oltre a farmi sentire la profumazione del cocco che io adoro. Quindi prodotto top. Un altro prodotto assolutamente top quest'estate è lo smalto Laila No Lump. Eccolo qui. C'è la base, il top coat e lo smalto colorato. Ora questo è rosso, però io ho preso un colore a caso. In realtà mi è proprio piaciuta la combinazione. È uno smalto che davvero è a lunga durata e soprattutto in estate, quando si esce di più, quando si viaggia di più, avere uno smalto a lunga durata è veramente favoloso perché voi non dovete stare lì a perdere tempo a darvi lo smalto ogni giorno o ogni 2 giorni. Con questo almeno 4-5 giorni sulle unghie vi dura e quindi potete godervi le vostre vacanze senza pensare a darvi lo smalto. Ovviamente ci sono persone che lo smalto non se lo mettono e risolvono il problema alla radice, però per noi fanciulle che amiamo avere le unghie curate, che amiamo avere lo smalto, sappiamo benissimo che non mettersi lo smalto non è un'alternativa. L'alternativa è trovare uno smalto che sia a lunga durata per poter avere le unghie belle curate e potersi anche allo stesso tempo godere le vacanze senza lo smalto che si sbecca. E sicuramente questo io ve lo metto nei prodotti top perché funziona bene. Adesso è arrivato il momento del mio prodotto rivelazione, quindi prodotto assolutamente preferito di quest'estate 2019, lo metto in cima alla lista tra quelli preferiti. Ed è stata una vera e propria rivelazione. Sto parlando del fornetto elettrico. Eccolo qua. Questo è il fornetto elettrico. È piccolino ed è molto leggero. Infatti, vedete che riesco a tenerlo in questo modo. Ed è stata una vera e propria rivelazione perché funziona ottimamente. Io non me l'aspettavo. Mi si è rotto il forno, quello grande, quello diciamo normale da incasso. Ed ero disperata perché io il forno lo utilizzo tanto e ho detto: accidenti, adesso devo spendere un sacco di soldi per cambiare il forno. Ma prima di cambiare il forno e di spendere tanto, ho voluto provare il fornetto elettrico più piccolo per le emergenze. Ma io non credevo che sarebbe stata una cosa così eccezionale. Io con questo fornetto piccolino, leggero, che ho pagato soltanto 15 euro al mercatino dell'usato, però in realtà era nuovo, perché l'ho preso lì, ma in realtà era un prodotto nuovo che hanno portato dopo un regalo non gradito, diciamo. Io l'ho trovato, l'ho comprato, l'ho pagato pochissimo. E devo dire che mi trovo molto molto bene, faccio veramente di tutto, ho fatto una torta, ho fatto la pizza, cuocio il pesce, cuocio le cotolette, quelle già impanate, avete presente? Faccio veramente di tutto, ho fatto la verdura al forno, ho fatto una torta salata, ho fatto tutto quello che avrei fatto con il forno grande. Devo dire che è una vera e propria rivelazione, perché io assolutamente non me l'aspettavo, mi aspettavo una cosa di ripiego che magari avrebbe anche funzionato male, che comunque non mi sarebbe piaciuta più di tanto, pensavo di utilizzarlo solo ed esclusivamente per cuocere magari giusto la cotoletta impanata o le patate, quelle surgelate da forno, invece ho fatto un sacco di cose, ho fatto anche la focaccia genovese e devo dire che se non fosse per le dimensioni che sono piccoline, quindi non può andare a sostituire l'altro forno, quello grande, proprio per ragioni di dimensioni, appunto, devo dire che io probabilmente mi terrei anche solo questo, però è troppo piccolo, quindi poi devo comprarmi anche l'altro forno. Però devo dire che assolutamente mi ha stupito, mi è piaciuto tantissimo. Quindi in cima alla lista, prodotto top e prodotto rivelazione. Questi sono i miei preferiti per l'estate 2019 con la rivelazione, che è appunto questo fantastico fornetto. Fatemi
fatemi sapere nei commenti se anche per voi c'è stato qualcosa che in quest'estate 2019 ha rappresentato per voi una rivelazione. Scrivetemelo giù nei commenti, che sono curiosa. Andate a vedere anche i video delle altre ragazze, perché magari vi fanno vedere altre cose, altri prodotti, vi parlano di viaggi, di libri, di film, non so, di qualsiasi cosa. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.